Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, ma oggi siamo qui con l'ultimo video di questo speciale anniversario. Ne ho fatti parecchi, probabilmente ne usciranno poi nel corso del tempo con altre informazioni e con altre, diciamo, con altre cose in generale di cui potremo discutere. Con altri argomenti, però tutte le informazioni più importanti e tutte le robe che sono uscite nell'anniversario ci tenevo a portarle sul canale proprio il giorno dell'anniversario, per evitare confusione, per evitare che poi gente faccia delle domande stupide o comunque faccia delle domande a cui può avere risposta se solo o leggesse o ascoltasse e guardasse i video in questione. Con questo ci tengo a dire che non devo obbligare la gente a guardare i miei video, però è come, oggi ne parlavo con i ragazzi su Discord, ma i miei video sono un po' come una biblioteca. Se ci sono le persone che vogliono leggere, vogliono avere informazioni, vogliono acculturarsi eccetera eccetera, vanno in biblioteca. Gli altri ovviamente che non vogliono andare in biblioteca resteranno ignoranti, però non devono lamentarsi se poi la loro condizione di ignoranza li porta a fare degli errori o addirittura quittare il gioco o peggio ancora insultare chi invece ha la briga di sbattersi il culo per dare le informazioni più complete possibili e nel minor tempo possibile a tutti. Detto questo, salve e buon anniversario a tutti. Oggi ultimo video dello speciale anniversary, dello speciale first anniversary, dove andiamo a trattare le ultimate weapon, però quelle free to play. Perché ragazzi, sì, esistono anche le armi free to play che possono essere scambiate tramite le ultimate medal. Le ultimate medal che si possono farmare dalla torre che è presente qui nella sezione degli eventi, ovvero nella Battle Tower Singularity, che è un evento che avremo a disposizione per altri 51 giorni, quindi avete tutto il tempo per poter farmare questa torre, e poi anche completando la X1 e la X2 della storia anniversario, della seasonal story in questo caso, che vi consentiranno in totale di ottenere ben 200 ultimate medal. Per andare nella sezione delle armi ultima bisogna andare in alto a destra, selezionare exchange, successivamente medal exchange, e come potete vedere qui abbiamo la sezione con le nostre ultimate medals. Le ultimate medals ci consentiranno di prendere tutte armi ultimate per tutti i personaggi di gioco. È vero che esisteranno delle armi ultimate che si potranno ottenere all'interno del banner, così come quella di Sephiroth che è stata rilasciata oggi, che possiede un attacco più alto e anche degli effetti migliori rispetto a quelle che ci sono qui come free to play, e inoltre gli utilizzi dell'arma ultimate pullata nel banner sono 2, quindi 2 utilizzi di arma ultimate, mentre invece l'utilizzo dell'arma ultimate free to play è singolo. Quindi avrete un solo utilizzo durante tutto il combattimento di queste armi ultimate, quindi bisogna fare una scelta molto molto ponderata per quanto riguarda ovviamente l'ottenimento di queste ultimate medals. Ovviamente io ho già dato un occhio a tutte quelle che sono le armi presenti all'interno del gioco, ce ne sono 2 in particolare che mi piacciono particolarmente in questo momento specifico, però è anche vero che ognuno di noi ha degli account diversi, quindi mi sembra doveroso fare un piccolo overall, una piccola discussione generale sul come vedo queste armi e sinceramente sul cosa fanno queste armi. Partiamo dall'Ultimate Buster Sword. L'Ultimate Buster Sword permette di effettuare praticamente 1000% di danno fisico magico, quindi la metà praticamente di quella di Sephiroth, però al tempo stesso aumenta attacco fisico e attacco magico in potencies high direttamente, quindi 3 tacchette sia di attacco fisico che di attacco magico. Questa è praticamente la versione free to play dell'arma che è uscita di Sephiroth oggi, perché l'arma di Sephiroth, della Genji's Blade per essere più precisi, è praticamente la stessa, solo con gli effetti migliorati, perché Sephiroth fa 2000 danni fisici magici,
ha due utilizzi e in più Sephiroth permette di ottenere dei buff in extra high, quindi quattro tacche sia in attacco fisico che in attacco magico. Cloud è fondamentalmente la stessa cosa, solo con appunto qualche danno in meno, qualche stats ovviamente in meno e i buff che giustamente possono essere attivabili per una sola volta. Quindi è un'arma che comunque è buona, ma sono sicuro uscirà qualcos'altro di meglio. Barret invece ha una difesa fisica che viene incrementata a tutti quanti, con addirittura anche una magia di cura e anche un regen, se non mi ricordo male dava anche regen, no, senza regen, quindi praticamente difesa fisica incrementata a tutti quanti, 20 secondi più estensione di 20 secondi, ma che ovviamente estensione non si può fare, e cura anche nel frattempo, 5% di healing potencies. È un'arma molto debole questa. Se dobbiamo essere onesti, praticamente l'assault gun di Barret già fa la stessa cosa e inoltre è anche meglio, perché l'assault gun, se l'avete con overboost più alti, avrete una durata del buff sicuramente più alto. Potrebbe essere utile quest'arma per permettere a Barret magari di giocare su doppio fronte, quindi no, magari un buff di difesa fisica e un buff di difesa magica. È vero che le armi ultimate non costano ATB, ma ricordiamoci anche che queste free to play hanno un solo utilizzo, quindi avere un solo utilizzo per un buff di difesa fisica che si può ottenere con un'arma ad ATB, secondo me non è un granché. Quindi questa secondo me è un'arma assolutamente bocciata. Arma di Tifa che invece può essere interessante, perché anche in questo caso abbiamo 1000 danni magico fisico e poi abbiamo aumento di attacco fisico e aumento di attacco magico sempre per quanto riguarda Tifa incrementato, anzi in questo caso abbiamo tutti gli alleati, non è Tifa ma è di tutti gli alleati, quindi abbiamo praticamente l'incremento di attacco fisico e magico per tutti, però di livello mid, quindi soltanto due tacche. Non è affatto male, perché non è affatto male avere la possibilità comunque di fare danni e buffare tutto il party, quindi secondo me questa è comunque un'arma che può essere messa così, nella nostra wishlist mentale. È un'arma che comunque dà un grande vantaggio strategico. Per quanto riguarda Aeris invece abbiamo cura, che ci viene fornita 50% in base alla healing potencies a tutti quanti gli alleati. Anche regen viene applicato per la durata soltanto però di 3 secondi, quindi direi abbastanza trascurabile, e rimuove tutti i malus di attacco fisico down e attacco magico down. Quindi diciamo che questa è praticamente una sorta di ultimate, però senza essere ultimate. È come se avessimo la terza limit praticamente di Aeris, però utilizzabile in qualsiasi momento. Può essere interessante dal punto di vista strategico, se non fosse per il fatto che abbiamo comunque questa limit di Aeris, e senza considerare il fatto che abbiamo anche l'arma di Gilda che permette comunque di cancellare i malus in generale appunto dei nostri alleati, e quindi è un'arma molto situazionale, è un'arma molto situazionale che però ha delle ottime refined, perché abbiamo healing e difesa magica, quindi potrebbe essere tranquillamente utilizzabile anche per darvi una mano magari in un'ipotetica ex di un certo vecchietto, o in generale comunque potervi dare una mano proprio dal punto di vista sia di cure ma anche diciamo di Esuna, chiamiamolo così, per quanto riguarda questi malus. Secondo me col fatto di avere la limit di Aeris che faccia la stessa cosa un pochettino cozza, e quindi non mi sentirei tanto di consigliarvela, però ovviamente ognuno ha la sua scelta da fare e quindi siete liberi di pensarla anche come volete. Per quanto riguarda invece Red, abbiamo praticamente una evoluzione del suo Therapeutic Touch, niente, oggi non so parlare, dove praticamente abbiamo una cura diretta in base al 27% di healing più un regen che dura 12 secondi. Quindi direi che in realtà non è neanche sto granché, perché comunque il Platinum Collar vi potrebbe consentire
a tutti gli effetti di avere dei, diciamo, del regen amplificato, anche se ovviamente costa barre ATB. Quindi ripeto, secondo me queste armi Ultimate, che hanno un singolo utilizzo ma non danno niente di nuovo al kit rispetto a quello che già il personaggio è in grado di fare anche con armi che utilizzano ATB, secondo me sono un po' scartate a prescindere. Poi abbiamo Yuffie, che fa 1000% di danno fisico magico e in più incrementa l'attacco fisico e l'attacco magico però soltanto per se stessa. Quindi questa è un'arma molto 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 egoista per quanto riguarda Yuffie, che però consente di avere un ottimo boost in attacco fisico e magico e che può essere sfruttato ovviamente in diverse situazioni. Quindi direi che comunque questa è un'arma interessante e che insieme a quella di Tifa e anche quella di Cloud per il momento possono andare nella nostra wishlist mentale. Poi abbiamo Kaizit, che permette praticamente di incrementare la limit del 30% al single alleato, al singolo alleato, e inoltre permette anche di curare il singolo alleato del 5% in base alla sua healing potencies. Quindi direi un'arma Ultimate davvero situazionale, che permette sì di incrementare la limit, ma non so effettivamente cosa si possa sperare di ottenere da un'arma Ultimate del genere. Quindi io personalmente al momento non la consiglierei, ma in futuro non si sa mai. Per quanto riguarda Vincent invece abbiamo 1000 danni fisico magico, sempre non elementale, che permette di incrementare la propria limit gauge del 40%. Questa per Vincent potrebbe essere comunque un'ottima arma, dato che Vincent gioca tanto su questo discorso di incrementare la limit a se stesso e ha la possibilità in un certo senso di essere avvantaggiato, no? Quindi potrebbe tranquillamente essere una buona arma, però ha un effetto molto 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 situazionale e anche molto limitato per essere addirittura considerata un'arma Ultimate. Sono sicuro che arriverà di meglio. Zac invece è una di quelle armi che effettivamente parlando secondo me è una tra le migliori presenti all'interno del panorama Ultimate, perché abbiamo 1000% di danno fisico magico e in più abbiamo la riduzione della difesa fisica e della difesa magica al nostro avversario Haig, quindi tre tacche di difesa fisica down e difesa magica down in un colpo solo, che tra l'altro si ricarica in 30 secondi, quindi è veramente molto rapida. Questa potrebbe essere un'arma interessantissima per, diciamo, aumentare l'efficacia di Zac dal punto di vista di debuffer, ma al tempo stesso può dare una grandissima mano in alcune situazioni in cui il boss magari si potenzia due volte di fila e quindi dopo aver tolto tutte le difese abbiamo la possibilità di sfruttare quest'arma per avvantaggiarci in grande stile, come si suol dire. È buono che non dia buff, perché comunque Zac con diverse armi riesce a buffarsi da solo, quindi non ha tendenzialmente bisogno di buffarsi ancora di più, almeno non per ora. Però avere questo debuff così a comando di tre stack sia fisico che magico può comunque essere un'ottima soluzione strategica. Quindi questa secondo me è una tra le due armi che secondo me è migliore rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza. È ovvio che anche le armi che ti consentono di buffarti, come Tifa che buffa tutto il team e anche Yuffie che buffa se stesso, sono ottime, però ricordiamoci anche che gli autobuff sono un qualcosa che si possono comunque ottenere più facilmente rispetto a dei debuff così pesanti, soprattutto in 2 in 1. Quindi debuffare sia difesa fisica che difesa magica in un colpo solo è tanta roba. Secondo me è anche meglio dei buff, perché comunque i buff bene o male riusciamo anche a gestirli tramite ATB e tramite armi che ormai fanno più cose contemporaneamente, mentre invece questi debuff multipli insieme secondo me sono una marcia in più. Sephiroth invece ha un'arma free to play che comunque viene oscurata da quella che invece è la sua arma pullabile, in questo caso nel banner, anche se in realtà la sua Ultimate non è neanche bruttissima.
perché è l'unica, se non mi ricordo male, che fa addirittura 1500 danni fisico magico, quindi già più alto rispetto alla maggior parte di tutte le armi Ultimate, e inoltre quando il nostro avversario è debuffato garantisce praticamente un danno per due, quindi praticamente anziché essere 1500 diventa 3000 fondamentalmente, e potrebbe essere interessante, solo che questa è appunto un'arma Ultimate che è concentrata solo sul danno, mentre invece l'arma Ultimate che noi abbiamo pullato su Sephiroth è vero che fa danni e ne fa un pochettino di più, ma al tempo stesso consente anche di buffarci in modo straordinario, addirittura 4 tacche sia in attacco fisico che in attacco magico. Quindi se avete già l'arma Ultimate di Sephiroth, questa potete tranquillamente metterla da parte. Glenn purtroppo ha una sfiga incredibile anche sulle armi Ultimate, perché la sua arma Ultimate consente di incrementare la difesa magica di tutti quanti gli alleati in un colpo solo e curarli del 5% in base alla sua Magic Potencies, alla sua Healing Potencies. È un'arma veramente inutile. Ragazzi, questa è veramente inutile, perché comunque la difesa magica ormai dipende soprattutto come avete buildato i vostri personaggi, potete incrementarla in pochissimo tempo anche con più personaggi, quindi avere un'arma Ultimate che comunque deve aspettare 30 secondi per ricaricarsi è lo stesso ammontare di tempo che io aspetterei per avere 4 barre ATB e quindi maxarmi la mia difesa magica con 4 barre ATB. È vero che uno potrebbe dire, ma se io faccio due attacchi che mi aumentano la difesa magica posso cancellare il debuff e al tempo stesso buffarmi magari per un attacco specifico. Sì, è vero, ma così come lo fa Glenn lo potrebbe tranquillamente fare un altro personaggio. Quindi è una roba che secondo me non ha senso, o comunque non ha questo particolare senso, perché non dà niente di nuovo a quella che può essere il kit o a quello che può essere appunto la strategia in generale del nostro party. Quindi è un'arma che a me personalmente non piace. Matt invece, ragazzi, è un'altra di quelle armi che a me personalmente piace un sacco. 25% di recupero HP fisso, quindi noi recupereremo il 25% di HP in base al nostro HP totale, che ha effetto ovviamente su tutti quanti gli alleati, applica anche un regen di 3 secondi a tutti quanti gli alleati e in più rimuove tutti i malus di Physic Defense Down e Magic Defense Down, quindi è come praticamente la stessa ulti di Eris, cioè la stessa limit break, la stessa limit di Eris, però su Matt. E voi sapete quanto una cosa del genere su un personaggio come Matt possa essere utile, quasi fondamentale mi verrebbe da dire, dato che Matt almeno per me è il support per antonomasia per quanto riguarda il gioco. Quindi avere un'arma del genere su Matt secondo me è tanta roba, è veramente veramente tanta roba, è una tra le migliori insieme a quella di Zac, Tifa e Yuffie probabilmente all'interno del panorama delle Ultimate free to play, e sono quasi convinto di prenderla subito. E l'altra invece magari aspetterò e cercherò di vedere un pochettino come si evolverà la situazione. E poi infine abbiamo l'arma di Lucia, che praticamente permette di incrementare attacco fisico e attacco magico ovviamente sul singolo alleato, che può essere chiunque, non necessariamente lei a quanto pare, perché non c'è range self ma single ally, quindi vuol dire un alleato singolo a prescindere. 30 secondi di durata, che non sono affatto male, però come potencies ovviamente Haig e Haig, quindi 3 tacchi attacco fisico, 3 tacchi attacco magico. Direi un'arma abbastanza normale, abbastanza standard, che però su Lucia potrebbe essere interessante, perché Lucia comunque è quel tipo di personaggio che fa danni, debuffa, non eccelle in tutto, cioè eccelle in tutto e allo stesso tempo non eccelle in niente, perché ha tutte quelle armi che le consentono praticamente di essere utile ma non indispensabile, mettiamola così. Quindi avere un'arma del genere che possa buffare un alleato a caso potrebbe darle un po' più di spazio nella scena, anche se, ripeto, secondo me le armi migliori in questo momento di quelle free to play sono Yuffie, Tifa, Zac e Matt.
Queste quattro, secondo me, rappresentano al momento le migliori in assoluto che si possono ottenere sia dal punto di vista strategico e sia dal punto di vista anche di sinergia con i kit dei vostri personaggi. È ovvio che ognuno possa avere ovviamente dei kit diversi e personaggi diversi, ma tendenzialmente con quello che il gioco ci ha offerto, i kit sono quelli e secondo me le armi che si adattano di più ai vari kit sono queste. Detto ciò, non credo che ci sia altro da dover sottolineare. Spero che questo video possa esservi stato utile come anche gli altri. Io lo spero sempre, però sarete poi voi a dirmi effettivamente se avete trovato utili o meno questi video. Io per adesso chiudo i miei speciali anniversario. Vi aspetto in live su Twitch questa sera per parlare dell'anniversario e se avete domande potete tranquillamente farle. E detto ciò, vi rimando con i prossimi appuntamenti che usciranno sicuramente in questi giorni, dove approfondiremo questo anniversario, approfondiremo anche altre meccaniche, approfondiremo un po' tutto come giusto che sia. Però intanto le informazioni di base ce le avete, fatene quello che volete e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. A ciao!